Realtà virtuale che ormai da un anno abbiamo imparato a conoscere. Ma tutta questa situazione pandemica non ha fermato la nostra sete di sapere e di conoscere. Per chi non mi conosce, sono Valentina Alfò, la vicepresidente della Prologo di Noto, e ci troviamo adesso in diretta dalla sala multimediale della sede dell'associazione turistica Prologo di Noto in via Gioberti. Questo evento è stato fortemente voluto da tre associazioni locali: dall'Associazione Sicilia Antica della sede di Noto, dall'Associazione Culturale Italo-Polacca Triskeles di Siracusa e dalla Prologo di Noto o Pronoto, con il patrocinio del Comune di Noto. Perché questa conferenza oggi? Il motivo è semplice: dallo scorso ottobre, nel sagrato della Basilica Cattedrale di Noto, sono esposte 6 statue di Igor Mitorai. Questo periodo pandemico ci ha un po' distolto la mente dal quotidiano e non abbiamo potuto assaporare e gustare quello che avevamo sotto gli occhi. Oggi, diciamo, qui in un clima un po' più rilassato, cercheremo di conoscere e far conoscere quest'artista italo-polacco che molti di noi, posso dire, abbiamo scoperto il suo nome solo nel momento in cui abbiamo visto le gru con le sue statue che si venivano posizionate sul sagrato. Per questo si è scelto come titolo della conferenza Igor Mitorai, l'uomo e l'arte. E come relatrice abbiamo la dottoressa Krajinka Krogawa. Ma prima di entrare nel vivo della conferenza, cedo la parola al presidente dell'associazione turistica Prologo di Noto, Piero Gerratana. Gentili signore e signori, soci e simpatizzanti, a tutti voi il mio più caloroso benvenuto. La vostra presenza attesta quanto questa conferenza sia da voi tutti apprezzata e allo stesso tempo esprime la fiducia, la grande fiducia che ripone nell'operato della Pronoto. Di questo vi sono personalmente grato. Un grazie nel quale sento il dovere di coinvolgere anche i miei colleghi, i presidenti dell'Associazione Sicilia Antica sede di Noto e dell'Associazione Culturale Italo-Polacca Triskeles sede di Siracusa, per aver fortemente voluto coorganizzare con il patrocinio del Comune di Noto questa conferenza sullo scultore italo-polacco Igor Mitorai. Come e perché nasce questa conferenza? L'abbiamo detto in diverse occasioni, ma penso valga la pena ripeterlo. L'evento è stato più volte pensato per promuovere le opere esposte di Mitorai e far conoscere al grande pubblico chi era questo scultore dalla fama internazionale. Tuttavia, con una punta di soddisfazione, devo evidenziare che da questo evento la Pronoto ne ricava un grande vantaggio. Un vantaggio importante, in quanto evidenzia le finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche. La tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo, la promozione per il miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extraalberghiera, infine di riaffermare e rafforzare il suo ruolo con iniziative atte a sensibilizzare
la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico. Questa è l'Associazione Turistica Pronoto. Il momento che viviamo è cruciale, le sfide dinanzi a noi non sono più rimandabili. È giunto il momento di prepararsi a tirare fuori talento e tenacia, trovare stimoli e coraggio, rimettersi in gioco e superare questa crisi pandemica che è detta a regole. E questo è il momento di ricominciare a muoversi, di agire con le dovute norme di sicurezza. No alla rassegnazione. Ripeto, no alla rassegnazione. La strada che dobbiamo intraprendere è quella della fiducia, dell'entusiasmo e del coraggio. Fiducia, vedo un clima di grandi aspettative, sensazione che coggo anche qui in questa sala. Entusiasmo ne abbiamo tutti bisogno, cerchiamolo, creiamolo, diffondiamolo. Coraggio, riscopriamo il coraggio di intraprendere anche quando le certezze non sono assolute. E allora sommiamo le nostre intelligenze, adoperiamo generosamente quello straordinario moltiplicatore che è la nostra passione, mettiamoci dentro tutta la nostra volontà, esploriamo tutto il nostro potenziale, diamoci e concediamoci, consapevoli che il cambiamento è un processo e non un punto di arrivo, consapevoli che da questa crisi se ne esce tutti insieme, ognuno facendo la sua parte fino in fondo, senza remore, senza riserve, senza timori, con tutta la fiducia e con tutta la forza che abbiamo. Grazie e buonasera. Presidente, per il suo intervento. Adesso cedo la parola all'assessore al turismo, l'avvocato Giusy Solerte, che è qui con noi e ci teneva molto a dare un saluto anche a nome dell'amministrazione che fin da subito ha appoggiato questa iniziativa. Buonasera a tutti, grazie a Valentina Fo, la vicepresidente della Pronoto, grazie anche a Piero Zaratana e grazie anche alle altre due associazioni che si sono fatte promotrici di questa bellissima iniziativa culturale. Ha detto bene il caro presidente Piero quando ha parlato di coraggio, di speranza, di ripartire. Questo è un messaggio che noi abbiamo voluto lanciare già l'anno scorso in pieno lockdown, quando ci siamo fatti promotori comunque dell'organizzazione della nostra infiorata, con una frase che è poi diventata quasi virale: la bellezza è più forte della paura, quella stessa bellezza che noi possiamo ritrovare nelle opere di Igor Mitorai e che possiamo tutti vedere sulla scalinata della cattedrale con queste 6 monumentali statue di bronzo che ci fanno veramente ben sperare. Igor Mitorai l'abbiamo conosciuto molti, come diceva appunto Valentina, solo in occasione di questa mostra, e questa è la grande possibilità che ci è stata offerta e che fa di Noto veramente una città d'arte, una città quindi che si apre alla cultura, che si apre alle contaminazioni culturali con grandi nomi, ma che soprattutto mette a frutto e mette a disposizione di tanti dei cittadini, dei turisti, di quanti vogliono venire per vedere quanto di più bello. Igor Mitorai di fronte all'arte diceva che appunto l'arte fa sognare, ma non deve essere soltanto un sogno, diventa un miraggio ed è un enigma, e questa è veramente la grande forza di questa mostra che tra l'altro è cominciata il 24 ottobre in occasione anche di stata aperta dal grande concerto del maestro Andrea Bocelli e che è diventato testimonial dei siti UNESCO della Sicilia, quindi per far parlare della sinergia che esiste fra queste grandi città, queste grandi comunità che sono all'interno della nostra regione. E poi ha continuato, da prima doveva durare fino al 7 febbraio, poi visto il contesto e visto che effettivamente si è notato come queste statue sembravano quasi essere state fatte proprio per essere posizionate sulla cattedrale, sulla scalinata della cattedrale, l'Atelier Mitorai, che ringrazio assieme anche alla Galleria Contini di Venezia, hanno deciso di prorogare fino al 31 ottobre, anche per permettere a tanti, sperare
considerando insomma che questo periodo di pandemia e quindi di chiusura e di blocco del viaggio tra le regioni sia finalmente a capolinea, tanti potranno venire a visitare e a stupirsi di fronte a tanta bellezza. Quindi adesso lascio la parola alla critica d'arte, che sicuramente molto meglio di me potrà rendere omaggio all'importanza di Igor Mitorai, questo grandissimo artista che anche era venuto a Noto parecchi anni fa e avevo espresso il desiderio di poter coniugare la sinuosità dell'architettura barocca con la maestosità delle proprie statue, e quindi adesso questo suo desiderio si è avverato e tutti possiamo ammirare lo straordinario connubio di due forme di arte assolutamente in sinergia. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie assessore. Abbiamo capito quindi che Noto è sempre appunto in movimento. Adesso un attimo dobbiamo vedere un video che ci ha mandato il presidente dell'associazione Sicilia Antica, che non è potuto essere presente qui con noi, ma ci teneva a salutarci. Buonasera, è un piacere essere presente a questa bellissima iniziativa culturale. Porgo i miei saluti agli organizzatori, ai rappresentanti delle associazioni, all'amministrazione comunale rappresentata questa sera dall'avvocato assessore Solerte e a tutti gli spettatori virtuali. Questi saluti vengono posti a nome dell'associazione che rappresento, Sicilia Antica, un'associazione di volontariato a carattere regionale che da oltre 20 anni opera nella nostra splendida isola per lo studio, la ricerca, la valorizzazione, la tutela e la fruizione dei beni culturali. Ovviamente questi sono obiettivi che possono essere raggiunti soltanto con una collaborazione attiva e fattiva con le autorità preposte. L'iniziativa di questa sera è particolarmente emozionante perché pone l'attenzione sul fatto che sia necessario agire adesso per adesso e non soltanto per il post pandemia, perché l'arte è in grado di risolvere i problemi della contemporaneità. Oggi sono quelli sicuramente della sicurezza e del distanziamento sociale. Le grandi opere esposte presso la cattedrale, la scalinata della cattedrale di Noto, di questo grande autore polacco, ci fanno capire come il rapporto tra l'uomo e l'arte è un rapporto necessario, perché sicuramente è l'arte quell'elemento che tiene molto alta la fiducia nell'uomo. Un abbraccio a tutti. Grazie Maria Bruna. Adesso espletata la parte istituzionale, entriamo nel vivo della conferenza. Vi presento la dottoressa Krajinka Kurgawa, nata in Polonia, laureata in educazione artistica all'Università di Slesia da circa 20 anni in Sicilia, dove ha conseguito anche una laurea all'Accademia delle Belle Arti Rosario Gagliardi di Siracusa. Collabora con diverse riviste e, come è successo a molti personaggi, si è innamorata della Sicilia ed è rimasta in Sicilia. Tanto anche da diventare una guida turistica e anche presidente dell'associazione italo-polacca appunto Triskeles. Non vi dilungo oltre e cedo la parola alla dottoressa, che la invito anche a rivolgere un saluto in polacco per anche gli ascoltatori appunto polacchi che ci seguono. Adesso portaci tu nel mondo di Mitorai. Grazie, buonasera a tutti, grazie anche per l'invito di salutare i miei connazionali, perciò dobry wieczór, dzień dobry wszystkim miłośnikom sztuki. Buonasera a tutti gli amanti dell'arte, siamo riuniti qua nel nome del grande nome di Igor Mitorai. Io, come ha detto la mia amica, sono presidente dell'associazione Triskeles, siamo un'associazione abbastanza giovane, ma abbiamo già nel nostro attivo collaborazioni con diverse istituzioni culturali. Per esempio, in questo momento abbiamo anche una mostra d'arte in corso a Siracusa, perché crediamo fortemente nel potere dell'arte, anche potere terapeutico. Comunque stasera dobbiamo parlare di Igor Mitorai. È un nome che è conosciuto in tutto il mondo, anche su YouTube, sulla rete,
si possono trovare veramente tantissime registrazioni, tantissimi testi, c'è una letteratura veramente vasta, ma io vorrei presentare la figura dell'artista dal punto di vista più umano. Nel titolo della conferenza ci sono queste due, c'è questo titolo, L'uomo e l'arte, perciò presento Igor Mitorai come uomo, come un polacco che fa carriera in Francia, poi addirittura. Sono molto grata per l'invito a questo prezioso evento e devo dire anche che è un grande onore per me poter presentare questo importante artista contemporaneo. Il mio amore per Mitorai è iniziato incredibilmente in Italia. Cioè, sono polacca, però ormai da tanti anni vivo in Sicilia. Devo dire che mentre stavo ancora in Polonia, questo nome, Igor Mitorai, non risuonava sui salotti della critica d'arte. Magari ci sono state le mostre, ma devo dire che mi sono avvicinata molto proprio qua in Italia, soprattutto dopo un grande momento che ho vissuto proprio a Roma, quando all'improvviso, in una delle chiese romane, una delle chiese più particolari di Roma, la Basilica di Santa Maria degli Angeli e Martiri, sono rimasta proprio colpita dalla visione, dalla vera visione della testa, della bianchissima testa di San Giovanni Battista, esposta, su questo tavolino di marmo. Quando sono entrata mi ricordo questo momento quando la testa viene colpita da un forte raggio di luce, di sole, che ne sottolinea la bellissima forma, ma anche la grande nobiltà della materia stessa del marmo, della materia della scultura. Ovviamente riconosco l'opera di Igor Mitorai. Ma è proprio questo il momento del grande impatto e questo colpo di fulmine che scatta proprio a Roma. Perciò, incredibilmente, non in Polonia, ma in Italia, nella terza patria, come ho detto prima, nella terza patria del nostro grande artista polacco. Mentre stavo pensando alla presentazione, riflettevo come presentare questa figura, perché come ho detto la letteratura è molto vasta, si potrebbe parlare per giorni e giorni probabilmente. Passavo per i vicoli di Ortigia e così improvvisamente mi sono trovata di fronte a questa piccola esposizione di piccoli souvenir, diciamo da pochi soldi, e incredibilmente vedo questo piccolissimo magnete, un souvenir di Agrigento, con la testa che riconosco. Perciò vedo i resti dell'importante tempio dei Dio Oscuri e di fronte la testa di Eros bendato screpolato che si trovava lì durante la grandissima, importantissima, preziosissima mostra dell'anno 2011 proprio alla Valle dei Templi. Perciò incredibilmente ho scoperto assolutamente per caso che una delle sculture di Igor Mitorai diventò col tempo il simbolo della Sicilia, il simbolo della Valle dei Templi. Incredibilmente, su questa piccola immagine si vede anche la famosa patina, che Mitorai applicava alle sue sculture bronzee, perché oltre alla forma ci teneva molto a dare anche un tocco di colore a queste monumentali sculture bronzee. Preferiva questo colore proprio freddo di un verde azzurro, verde acqua. L'originale è questo, l'enorme, gigantesca testa di Eros, Eros bendato screpolato. Mi rendo conto che le mie Qua opere sono trappole mentali. abbiamo la frase, mi rendo conto
Le mie opere sono trappole mentali. In effetti, volevo condividere anche questa esperienza simpatica. Mentre visitavo la grande esposizione alla Valle dei Templi, proprio davanti a questa gigantesca scultura si sono fermati anche due turisti, chiamiamoli per caso, per conversare su questa opera. Stavo ascoltando e uno dei turisti voleva condividere la sua osservazione con l'amico dicendo: ma guarda com'è enorme questa testa, come doveva essere grande la scultura intera. Cioè, per dire, questa trappola mentale, infatti funziona, cioè le sculture di Mitra funzionano in effetti in questa maniera. Cioè, siamo talmente attaccati, o siamo talmente intrappolati nel vedere nelle sue sculture proprio gli echi dell'antichità, che non possiamo a volte staccarci dal pensiero dell'archeologia. Perciò questi due turisti hanno percepito questa grande scultura come un reperto archeologico. Cioè, per dire anche qua di come le sculture di Mitorai si iscrivono proprio in queste ambientazioni molto particolari, e soprattutto qua in Sicilia, la Magna Grecia, dove veramente hanno trovato questi suoi eroi, questi suoi guerrieri, hanno trovato la loro patria. Ma torniamo alla figura, perché come ho detto vorrei impostare questa mia presentazione, che voglio che sia più come una conversazione. Ovviamente devo parlare della figura stessa di questo grande scultore e della sua infanzia molto, molto difficile, molto travagliata. Ho preparato questa piccola mappa incredibilmente della Germania, perché abbiamo parlato della Polonia, della Francia, dell'Italia. Spunta la Germania. Perché? Perché Igor nasce in Germania, incredibilmente. Nasce nell'anno 1944. Cioè, durante la Seconda Guerra Mondiale, sua madre Sofia si trova lì quasi come una prigioniera, perché cioè, nasce nella città. Qua ho sottolineato, ho fatto questa macchia arancione, è una cittadina che oggi conta 7.000 abitanti, perciò proprio un villaggio. E sua madre lavorava lì presso un'azienda agricola, perché era una persona deportata dalla Slesia per i lavori forzati in Germania. Siccome la Germania aveva mandato tutti gli uomini in guerra, mancavano mani, mancavano operai per lavorare la terra, per lavorare in queste aziende. Perciò certe persone venivano proprio deportate per svolgere questi lavori umili. Dalla Polonia occupata dai tedeschi, venivano deportate queste persone in Germania. Perciò Igor nasce a Erderan. Non soltanto questo è un punto della sua biografia, non sempre messo a fuoco, ma nasce come Jerzy. È un nome polacco che significa Giorgio. Perché Giorgio? Perché Jerzy? Perché suo padre, che è un prigioniero di guerra, perché proprio lì vicino a quella città si trovava un campo di prigionia per i soldati, suo vero padre si chiamava Georges, era un ufficiale francese. Fra la bella Sofia polacca e ufficiale francese Georges, c'è chi dice che c'è chi lo vuole anche di origine polacca, ma non ho trovato, scusate, conferme. Nasce una bella storia d'amore, e il frutto di questa storia è proprio il nostro protagonista. Possiamo scorrere la mamma, Sofia, una bella donna. Igor rimarrà molto legato alla mamma per tutta la vita, e spesso nelle interviste, anche da uomo adulto, sottolinea questo legame incredibile, anche di orgoglio, perché quando arriva al successo è molto orgoglioso se la madre può partecipare alle mostre, per esempio. Questa è una curiosità, questa diapositiva che vedete adesso è un manifesto che pubblicizzava
questi viaggi di cercare lavoro in Germania. Torniamo alle mappe, ok? Perché purtroppo la storia che nasce in queste condizioni molto, molto avverse, molto difficili, purtroppo non supera la prova del tempo. E con la fine della Seconda Guerra Mondiale, purtroppo la coppia si separa, Georges torna in Francia e la signora Zofia torna con suo figlio, con il piccolo Jerzy, torna in Polonia. E praticamente questa diapositiva è un frammento della mia patria, della Polonia, e ci sono le tre città principali che saranno il suo itinerario proprio della prima gioventù. Prima di tutto la città di Oświęcim, noi ovviamente la chiamiamo Oświęcim, poi diventò famosa per la storia molto triste, tragica del campo di sterminio Auschwitz, ma sottolineo assolutamente si trattava di un campo di sterminio del Terzo Reich. Assolutamente per caso si trovò in questo posto, Oświęcim, mentre Igor con la mamma si trasferiscono in un piccolissimo paese che si chiama Grojec, paesino proprio vicino alla città di Oświęcim, perché di quel paese proviene la signora, la mamma di Igor. Ecco il piccolo Igor, negli anni che dovrebbero essere felici, ma purtroppo per Igor non lo sono. Perché sono anni di grande povertà, ma anche di grande nostalgia. Igor sente la nostalgia del padre. Addirittura in una delle riviste racconta che da bambino spesso si fermava lungo la strada principale, unica strada principale del villaggio di Grojec, proprio per aspettare il padre, perché sperava sempre da bambino che questo suo padre potesse tornare, potesse salutarlo già da lontano con sorriso sul viso. Questa figura dell'uomo mutilato, frammentato, dagli occhi vuoti, figura misteriosa, poi troverà anche riflesso in certo senso in tantissime sculture dell'artista già formato adulto. Scorrono le immagini degli anni della scuola, magari ci fermiamo qui perché prima c'era il liceo tecnico, chimico, perché la mamma ma ha mandato i figli a una scuola che magari garantiva un veloce impiego, un veloce inserimento nel mondo del lavoro, ma ovviamente il piccolo Jerzy, probabilmente la mamma lo chiamava Jurek, che è diminutivo di Jerzy. Assolutamente questo istituto tecnico chimico li stava assolutamente stretto perché già sentivo richiamo dell'arte. Perciò dopo pochi mesi cambia scuola, ma cambia anche la città. Si sposta nella città di Bielsko-Biała. Agli italiani la città di Bielsko-Biała potrebbe essere conosciuta per il fatto delle fabbriche della Fiat. Perciò eventualmente anche questo è un accento della vicinanza fra l'Italia e la Polonia. Questa diapositiva invece è molto importante perché, come ho detto, questo talento lievita nel giovane Jerzy, nel giovane Igor, e si prepara ad entrare all'Accademia di Belle Arti di Cracovia. Di solito non era un fatto soltanto di iscriversi. Di solito bisognava superare esami molto pesanti, molto difficili, perciò l'Accademia accettava persone già quasi formate, persone già preparate. All'Accademia di Belle Arti di Cracovia, Igor subito trova un suo, in virgolette, faro, grande rivoluzionario delle arti visive in Polonia, Tadeusz Kantor, e sarà proprio Tadeusz Kantor a incoraggiare Igor, siccome Tadeusz Kantor nota il grande talento del ragazzo, del giovane studente, sarà lui a incoraggiarlo a fuggire dalla Polonia. Purtroppo, con la guerra, i problemi in Polonia assolutamente non sono finiti.
perché dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo tutto il periodo comunista, quando il regime voleva formare Homo Sovieticus, okay? Il grigiore, la vita, diciamo che non permetteva di spiegare le ali. Ecco perché anche poi nelle sue opere spesso troviamo queste ali spesso spezzate, ali spesso ferite. Probabilmente anche questo è un certo riflesso di traumi subite nel periodo comunista. Perciò Cantor, il grande professore, grande personaggio della vita artistica della Polonia, consiglia a Jerzy di scappare dal regime, dal grigiore, di scappare dall'anonimato. Jerzy ci riesce a fuggire in Francia. Uso apposta questa parola fuggire perché non era neanche facile uscire dal blocco comunista. Lui per fortuna riesce ad avere visto turistico e parte per la Francia come turista. Riesce per fortunatamente a rinnovare questo visto ogni tanto. E in questo momento, quando in una delle interviste, quando racconta questa storia di dover compilare sempre i moduli per rinnovare questo visto, dice: ma questo Jerzy un pochettino nessuno lo sa pronunciare. Io mi chiamo Grażyna, ho gli stessi problemi in Italia. È un nome tipicamente polacco, veramente un po' difficile da scrivere, da pronunciare, anche da ricordarsi. Perciò Jerzy Mitorai inventa questo nome. Lui dice all'inizio il suo secondo nome Igor. Perciò da Jerzy diventa Igor. Però qua posso anche inserire un altro fatto curioso, anche perché qua abbiamo la cartolina, un bel documento storico si potrebbe dire, la cartolina dove abbiamo addirittura l'indirizzo di Igor Mitorai, proprio il suo indirizzo francese. Perciò Jerzy Mitorai, ma anche cognome Mitorai, non è un caso, perché già nel cognome è iscritto in certo senso il suo destino. Igor Mitorai non conosce, allora almeno non rivela il vero cognome del suo vero padre. Mitorai sarà il cognome del marito, della mamma, perché sua madre poi in Polonia negli anni del dopoguerra si sposa un certo Czesław Mitorai. Questo signore dà il suo cognome al figlio di signora Zofia. Perciò questo Mitorai, ovviamente la prima parte del cognome Mito è comprensibile in tutto il nostro mondo. Mito in polacco, in italiano è lo stesso significato. Però c'è la seconda parte del cognome, Raj, che in Polonia significa semplicemente paradiso. Perciò pensate che coincidenza, mito, paradiso, le due cose che il giovane artista inseguirà assolutamente per tutta la vita. Perciò questo Czesław Mitorai forse era un segno della provvidenza che in un certo senso indirizza le ricerche poi del giovane artista per tutta la vita. Fortunatamente anche in Francia Igor Mitorai riesce a farsi notare, però ovviamente il successo non arriva subito. Igor Mitorai vive per anni l'esperienza delle generazioni precedenti, degli artisti maledetti, degli artisti rifiutati dalla società, degli artisti che vivevano di stenti e di speranza, proprio seguendo solo l'ideale dell'arte, vivendo a volte vendendo qualche disegno, qualche ritratto. Igor Mitorai addirittura non rifiuta lavori anche molto semplici, tipo assistente di un fotografo, tipo fa comparse nei film che sono girati a Parigi. Addirittura per un certo periodo lavora come traslocatore, si lamenta in una delle interviste che doveva trascinare addirittura un pianoforte al quinto piano di un palazzo parigino. Però per fortuna
il talento viene notato, col tempo Igor ovviamente si può iscrivere, può continuare gli studi all'Accademia Nazionale di Belle Arti di Parigi, poi organizza le prime mostre e col tempo anche il ministro della cultura francese gli assegna uno studio proprio a Montmartre, famoso Montmartre. Igor Mitorais pensa per esempio ad Amedeo Modigliani. Chi ha in mente i bellissimi ritratti di Amedeo ritroverà lo sguardo vuoto nelle sculture di Igor Mitorais. Anche se le tecniche sono diverse, giusto perché nel caso di Modigliani parliamo della pittura, ovviamente Igor Mitorai si dedicherà alla scultura. Qua c'è una carrellata dei suoi disegni che portano tutti i segni particolari, tutti i motivi ai quali Igor resterà assolutamente fedele per tutta la vita. Perciò lo studio della figura umana, ma mai completa, figura frammentata. Spesso la figura alata, spesso dei bozzi con delle teste bendate, le teste con le bende, le teste nascoste dietro le bende, come come avete visto nella diapositiva che abbiamo proiettato all'inizio della testa di San Giovanni Battista in marmo bianco. Come ho detto all'inizio, Igor praticamente i suoi studi ancora all'Accademia di Cracovia sono studi che si orientano verso la pittura, ma col tempo scopre che la sua vera vocazione è comunque la scultura. Già in Francia inizia a esporre le prime sculture, si ritrova. Con questa tecnica si dedica sia alle sculture in bronzo sia alle sculture in marmo. Ammette che all'inizio il suo approccio è abbastanza timido, perché ovviamente sono tecniche che sono abbastanza costosi, perché sia marmo come materiale sia il bronzo richiedono certi fondi, certe somme di denaro. Ma come ho detto, per fortuna Igor trova anche una certa nicchia molto particolare che riesce a conciliare sia i gusti della critica, perché viene notato dalla critica d'arte, ma anche del largo pubblico. Perciò la sua arte trova riconoscimenti sia da parte dei professionisti, ma anche di largo pubblico, perciò riesce a vendere tante opere che prima sono magari piccoline, poi con l'aumento dei guadagni diventano anche un po' più imponenti. E come dico, viaggia. Con i primi guadagni Igor può finalmente viaggiare. Nel frattempo anche la Francia gli dà il passaporto, che è un suo biglietto per poter visitare tantissimi paesi del mondo. Viaggia dal Messico, dagli Stati Uniti, soggiorna a New York, per esempio, ma ovviamente viaggia anche in Grecia, organizza lunghi pellegrinaggi in Grecia, visto che sente attirato dalla cultura classica, ovviamente quale paese più importante che la culla della cultura classica europea, le radici della nostra estetica proprio in Grecia, ma ovviamente arriva anche il momento quando arriva in Italia, perché lo sappiamo che il mondo greco poi trova la sua continuazione in cultura anche romana, perciò arriva anche in Italia. Si innamora subito. In una delle interviste Igor Mitora sottolinea. Trova anche molti amici in Italia. Igor Mitora ammette in una delle interviste che in Francia, se diventi simpatico a qualcuno, quel qualcuno non te lo dirà mai. Mentre in Italia sì, in Italia si è subito amici. Perciò Igor si trova veramente a casa sua in Italia.
I suoi primi viaggi sono ovviamente il tour classico delle città tipo Venezia, Siena, Firenze, arriva anche a Roma, però a un certo punto decide ovviamente di visitare, di fare sopralluogo nella culla della scultura italiana per eccellenza, a Pietrasanta. Pietrasanta, famosa anche per l'esperienza di Michelangelo Buonarroti, ma Pietrasanta, che in quei tempi era la città dei scultori, lì per esempio soggiorna e crea il grande Roger Moore, sì, Roger Moore, Henry Moore ovviamente, perché parliamo della scultura. Lì crea anche una scultrice polacca, Sadkowska Papa. Perciò è un ambiente consolidato. A Pietrasanta Igor Mitora impara moltissimi trucchi e misteri segreti anche di questo mestiere di scultore, ma anche trucchi e segreti degli artigiani, del vero lavoro nero dell'artigianato nelle fonderie di Pietrasanta. Perciò. Ecco, scusa. Questa che ti interrompo. Ti volevo dire che, visto che hai nominato Pietrasanta, ci hai fatto vedere appunto dove ha lavorato Mitorai, che proprio stamattina, tramite amici, ho trovato, ho conosciuto un operaio che ha lavorato nella fonderia, esattamente nella fonderia di Massimo Del Chiaro, il signor Maurizio Gallemi, che abita a Pietrasanta ed è un addetto al ritocco delle cere. Mi ha raccontato dello scultore Igor Mitorai, che ha conosciuto di persona, perché Igor Mitorai portava in questa fonderia dal 99 al 2000, all'incirca 2000-2005, portava i suoi modelli, e loro organizzavano queste grandissime statue. Signor Maurizio mi ha parlato di Igor come di un uomo elegante, dai modi gentili, generoso, rispettoso del lavoro altrui. Non lo ricorda, mi diceva stamattina, non lo ricorda mai arrabbiato. Non era neanche un tipo egocentrico, neanche molto espansivo, mi ha detto, però seguiva, dice, i suoi lavori in modo meticoloso, proprio con una precisione maniacale. Volevo dirti solo questo, visto che hai nominato Pietrasanta, scusa se ti ho interrotto, poi ti farò ascoltare l'intervista che stamattina mi sono approntata così a fare per telefono. Molto prezioso, e devo dire che in effetti su YouTube si possono vedere anche dei filmati quando lui personalmente assiste all'assemblamento delle sue grandi sculture, perché si sa che quelle sculture più grandi vengono preparate in parti e poi vengono assemblate, saldate già nella postazione dove devono rimanere. Perciò in effetti si possono anche vedere questa sua meticolosa attenzione anche al processo, anche a questo lato artigianale delle sue opere. Si può anche trovare su internet, su YouTube. Comunque, l'anno quando acquista il suo atelier è l'anno 1983, e 2 anni dopo già si organizza in Roma la prima grande mostra al monumento, uno dei monumenti più significativi della Città Eterna a Castella Sant'Angelo. Igor Mitorai di questa mostra ha dei ricordi incredibili, perché per esempio sostiene che mentre girava questo luogo si sentiva, cioè aveva dei déjà vu, perché proprio si sentiva come se ci fosse già stato, si sentiva nel suo ambiente lì. Non soltanto, questa mostra è stata per lui particolarmente preziosa perché era presente la madre, perciò lui, orgoglioso figlio, madre orgogliosa di questo figlio che dopo l'infanzia molto difficile riesce a spiccare proprio il volo, a spiegare le ali e diventare un artista. Perciò è una mostra che ricorda sempre con tantissimo affetto. Purtroppo, come ho detto,
Il suo rapporto con il paese natale è un pochettino ambiguo e addirittura conflittuale, ma non per colpa dell'artista stesso, ma per colpa ovviamente della storia matrigna che tiene la Polonia nella morsa del sistema dell'oltre il muro di Berlino. E in effetti Igor riuscirà a organizzare le grandi mostre in Polonia soltanto dopo la caduta del sistema comunista. Perciò negli anni 1993 e 94 vengono allestite le grandi mostre nelle più grandi città, tipo Varsavia, Cracovia, Poznań, Wrocław. Igor ovviamente a fine XX secolo diventa un personaggio dell'arte moderna conosciuto in tutto il mondo. Come ho detto, arrivano tanti riconoscimenti, arrivano tante commissioni, guadagna anche parecchio. Questo è un altro, diciamo che senza essere maliziosi, anche questo guadagno, okay, viene visto da certe elite con un certo sospetto, perché magari si vive ancora in Polonia di questo mito dell'artista morto di fame, dell'artista che sacrifica, anzi che disdegna la parte economica della sua attività. Però, per fortuna, con il volgere dei millenni, diciamo che arriva un periodo di una certa apertura. E anche in Polonia, diciamo, la critica artistica si apre un pochettino di più all'Igor Mitorai. E arriva il famoso anno 2003, quando si apre la grande mostra a Cracovia. Igor Mitorai riceve anche riconoscimenti da parte delle autorità polacche. Igor Mitorai regala anche alla città di Cracovia, se possiamo tornare indietro ecco, ancora un pochettino, con le foto, Igor regala alla città di Cracovia nell'anno 2005 la testa che praticamente noi tutti conosciamo molto bene, specialmente chi vive a Noto e magari passa ogni giorno vicino al sagrato della cattedrale. Riconoscerà la testa dell'Eros bendato. Allora, questo è un legame bellissimo fra l'Italia, la Sicilia e la Polonia, perché l'Eros esposto a Noto è gemello, fratello gemello dell'Eros esposto a Cracovia. Perché nell'anno 1993 Igor Mitorai crea questa grande testa di Eros bendato, però in tre versioni, ok? Perciò nascono tre gemelli Eros. Uno viene regalato alla città di Cracovia, uno si trova in Svizzera e una di queste teste rimane in possesso all'artista, che poi partecipa magari in queste mostre itineranti come la mostra odierna a Noto. Perciò pensate che bella coincidenza, e anche per questo sono orgogliosa, onorata di poter partecipare a questo evento, perché c'è questo gemellaggio artistico fra la città di Cracovia e la città di Noto. Questa è la testa, poi c'è anche la foto di Igor davanti. Igor molto felice. Cioè, l'Accademia di Belle Arti, che lui non ha concluso il ciclo di studi a suo tempo. Poi l'Accademia di Belle Arti di Cracovia gli regala, in virgolette, il titolo di laurea honoris causa nell'anno 2007. Però da questa foto mi piace particolarmente, perché si può vedere anche questa gioia di Igor Mitora. Igor Mitora non era un artista burbero, capriccioso, era una persona che viveva questa sua arte con grande dedizione, ma anche questa grande gioia. Non soltanto, le sue opere regalano a noi anche questa stessa gioia, ci trasmettono questo grande piacere estetico, perché spesso nel mondo di oggi l'arte contemporanea è molto difficile da capire, perché è proprio a volte ostile addirittura, molto poco leggibile. Mentre fortunatamente le opere di Igor Mitorai, pur essendo arte contemporanea, essendo moderne,
ci danno questa possibilità di avvicinarci all'arte senza stress, senza timidezza, con grande piacere estetico. Ci sono stata pure io, okay? Ho inserito questa foto per dare la prova del fatto che ho toccato con le mani anche la grande statua di Eros Bendato, quella che si trova ovviamente a Cracovia. E qua anche un aneddoto molto, molto simpatico, che siccome ho detto che c'è stato questo rapporto un pochettino difficile fra le opere, fra l'operato, fra quello che fa Igor Mitora e le elite ben pensanti in Polonia, addirittura questa statua dal Rynek, dalla piazza centrale di Cracovia, qualcuno voleva spostarla perché magari non ci stava bene a qualcuno questa cosa gigantesca. Però per fortuna oggi si deve dire che è un punto probabilmente più cliccato della città. Tutti i turisti che passano per Cracovia assolutamente devono farsi una foto con la grande statua. Alla fine poi ci saranno tre fotografie con un elenco di tutte le mostre più importanti di Igor, perché le mostre erano più di 100, ovviamente mostre collettive, individuali, perciò è inutile parlare di tutte queste mostre. Ovviamente ci troviamo in Sicilia, perciò assolutamente dobbiamo ricordare, perché abbiamo anche il 10º anniversario della grandissima, incredibile mostra nella Valle dei Templi. Proprio 10 anni fa è stata inaugurata la mostra, della quale alcuni dicono che addirittura queste sculture di Igor Mitora sembravano proprio questi eroi che probabilmente 2 secoli, 2 millenni fa abitavano questa valle sacra, che le sue sculture hanno fatto ritornare tutti questi grandi, grandi personaggi nella città di Agrigento e nella valle. Qua c'è anche una diapositiva che per mio dovere di presidente dell'associazione italo-polacca volevo inserire, perché praticamente è una rivista che esce in Italia, ma è dedicata alla vita dei polacchi in Italia, degli eventi culturali che vengono organizzati. E per esempio c'è questo numero dell'anno 2010. Prima c'è la copertina, adesso c'è il piccolo articolo che riporta un altro fatto molto, molto curioso, molto interessante. Sempre questo legame dalla modernità delle sculture di Mitorai, ma anche questo aspetto che la avvicina al mondo di archeologia. E riportava questo articolo proprio il fatto che ad Igor Mitorai, Università di Salento, dona, regala la laurea honoris causa in archeologia, cioè una cosa abbastanza insolita. Ovviamente, come ho detto, siamo in Sicilia, perciò la grande mostra di Agrigento, ma già prima c'erano i legami fra, magari meno spettacolari, fra la Sicilia e il grande scultore, perché la prima mostra viene allestita a Siracusa nel 96. Purtroppo, incredibilmente, non sono riuscita a rintracciare materiale che documentasse questa piccola mostra, anche per il Covid, perciò biblioteche chiuse, non posso parlare con magari responsabili, perciò non sono riuscita a trovare evidenza di questa prima mostra siciliana di Igor Mitorai, ma nel mio privato archivio ho trovato un po' piegato, un pochettino graffiato, ma l'originale manifesto della stagione dell'Inda dell'anno 2006, ovviamente la stagione dei spettacoli del teatro greco, di cui autore era Igor Mitorai. E mi ricordo, e piuttosto me l'ha ricordato mio marito, che addirittura abbiamo incontrato in quell'occasione Igor Mitorai a Siracusa in via Cavour, che passeggiava,
Infatti poi mi sono ricordata questo gran signore con una bella sciarpetta di seta da artista proprio che passeggiava per le viuzze di Ortigia, perciò Siracusa Manifesto, mostra a Palermo. Di quella mostra rimane una bellissima struttura, un pochettino magari poco esposta, ma bellissima struttura di eroe Elimo che si può trovare vicino alla Cala. Di Palermo, possiamo andare avanti, ecco l'eroe Elimo di Palermo, e come ho detto la grande mostra ad Agrigento, la mostra che ha avuto ovviamente tanti riconoscimenti, si è scritto di tutto su questa mostra, ma ovviamente c'è riflesso di questa mostra anche nelle riviste polacche. Per esempio, un altro numero dell'anno 2011 di questa rivista di quel bollettino di cui parlavo prima, Igor Mitora in Sicilia, Igor Mitora in Nassezeli, addirittura nello stesso numero si trovano due articoli, perciò due punti di vista di due storiche d'arte di due persone. È una chicca, una curiosità. Una delle autrici inserisce anche una pittura. Non conosciamo quasi niente della pittura di Mitora, mentre quella signora ha trovato una specie di drappellone che Mitora ha progettato per il Palio di Siena negli anni precedenti. E questo è l'altro articolo. Io stessa ho avuto il piacere di portare anche notizie di questa mostra nella mia città della Slesia, nella mia città di Ratibusch. Ogni tanto scrivo per una rivista culturale della mia città e ho scritto anche un bell'articolo sulla mostra ad Agrigento. Ecco l'articolo con le fotografie. E adesso qualche fotografia dovuta proprio della mostra con le frasi proprio dette dallo stesso Mitorai. Voglio chiedere scusa perché le traduzioni non sono traduzioni autorizzate, sono traduzioni mie personali perché mi sono servita di questa edizione in polacco dell'intervista Fiume che ha fatto Costanzo Costantini. Perciò, come ho detto, sono le parole di Mitora, ma nella traduzione non autorizzata. Lo scultore può fermare lo scorrere del tempo. Il tempo, ovviamente, scorrerà prima e scorrerà dopo di lui, ma nella sua opera lo scultore lo frena, lo sospende, si ribella contro il suo scorrere e grazie a questo diventa un messaggero dell'eternità. Questa statua è stata molto cara a Igor Mitorai perché era una delle statue più recenti, forse la più recente che ha esposto proprio lì alla Valle dei Templi. Ma siccome all'inizio si è parlato tanto della speranza, della volontà di riprendere la vita normale, di non arrendersi, questa scultura si potrebbe dire che è un emblema di questo atteggiamento, perché ovviamente è Icaro caduto. Ma se guardate bene, Icaro conserva le ali integre e conserva anche il corpo integro. Non è una statua che si schianta contro la terra, è una statua che poggia a terra. È mutilata perché non ha braccia, non ha gambe, però come ho detto è pronta a riprendere il volo. Perciò è una statua molto interessante. Poi anche il colore è molto bello. Igor Mitorai amava la patina, dava alle sue statue colore, amava sperimentare con le patine, con gli acidi per ottenere diversi effetti coloristici proprio sul bronzo classico, delle sue sculture. Un'altra statua, Icaria, sorella dell'Icaria che è esposta anche in questo momento sul Sagrato. Naturalmente all'aperto. Nella luce diurna le sculture si apprezzano meglio. Lo scultore immagina sempre che l'unico luogo per i suoi lavori è un grande spazio aperto, perché esso lo mette alla prova. Le sculture sono tridimensionali L'Icaria e
e hanno bisogno di respirare, come tutti gli esseri viventi. Le Icarie sono sculture molto interessanti perché ovviamente nella mitologia non esiste il personaggio dell'Icaria, esiste soltanto sulla mappa della Grecia l'isola di Icaria legata alla caduta del protagonista del mito di Dedalo Icaro. Però Icarie sono una grande rivelazione del lato femminile di Gormitore. Sono statue di solito senza il capo, senza la testa. Perché ovviamente la testa potrebbe rivelare più facilmente il genere della statua, non solo, qua non si vede, poi si vedrà nell'altra foto. Di solito il sesso dell'Icaria è nascosto, è coperto dalla testa di Gorgone che sta proprio a guardia, nasconde proprio l'identità di questo. Perciò, come ho detto, un'intima interpretazione anche di questo suo lato femminile, probabilmente. Ecco un'altra Icaria, e qua un altro elemento che incontriamo molto spesso. Le statue di Gormitora spesso contengono queste piccole nicchie. Però non sono, di solito non sono nicchie vuote. In queste nicchie spesso si trovano dei piccoli ritratti, dei piccoli ritratti di personaggi di cui non sappiamo nome. Però sembra come se Igor volesse inserire in queste sculture dei suggeritori teatrali. Perciò queste nicchie sembrano come se fossero un buco del suggeritore del teatro che suggerisce di non fermarsi nella superficie, ma di cercare il vero senso della scultura, della vita, di porsi delle domande. È un elemento molto, molto frequente. Le mie sculture nascono nei momenti di malinconia, durante gli attacchi di paura. Hanno origine nei tristi ricordi degli avvenimenti nascosti nell'inconscio. La prossima scultura, gambe alate, ecco, un'altra scultura che ovviamente include questo elemento dell'ala e delle gambe, però cosa significano queste gambe? Che comunque l'artista, nonostante abbia le ali, non vuole perdere il contatto con la terra, non soltanto. Le gambe sono anche simbolo del peregrinare, perché Igor Mitora, infatti, per tutta la vita è stato un peregrino nella ricerca del padre, nella ricerca del bello, nella ricerca della felicità. Ecco perché questa mia personale interpretazione anche di questa scultura. Per me l'arte è tutto, è legata non soltanto al bello, al sentimento, alla commozione, al sogno e tormento, ma anche alla vita e alla morte. È legata all'eros, alla trascendenza, a Dio. Purtroppo Igor Midoray non è più fra di noi. Ritorna nel suo paradiso perduto il 6 ottobre del 2014, muore in Francia, ma poi per sua volontà viene seppellito a Pietrasanta. Ma ovviamente, giusto accenno sulle sculture anche che si trovano su Sagrato, la famosa Icaria, se possiamo tornare indietro quell'elemento, quel motivo di cui diceva prima, cioè Midoray non mostra mai il sesso femminile nelle sue sculture, ma non soltanto. Ho messo due foto, ecco, ho messo due foto abbinate per far vedere che il fatto che Igor Midoray abbia sempre voluto esporre negli spazi aperti, possiamo vedere qui che basta focalizzare lo sguardo su diversi elementi e la lettura della scultura può cambiare. Per esempio, questa finestrella nell'ala dell'Icaria conduce lo sguardo, se cambiamo la fotografia, conduce il nostro sguardo agli elementi che accompagnano le sculture. Perciò sono sculture molto interessanti che aprono tanto spazio a diverse interpretazioni. Ovviamente anche elementi di bassorilievo che chi ha visto le foto dei disegni assolutamente riconoscerà i disegni che avevamo visto prima, ma anche questo motivo delle bende che magari a noto in questa mostra si vedono di più, ma erano onnipresenti in tutte
tutte, ma in tante fotografie. Un'altra fotografia, perché Igor Mitola insisteva sempre sul posizionamento all'aria aperta, perché quando ci sarà una giornata ventosa, vi consiglio di avvicinarvi all'Eros bendato e ascoltare. Perché queste statue non solo stanno lì ferme, ma hanno la loro vita, il loro respiro, perché il vento produce il suono. Perciò le sculture di questo tipo diventano anche una specie di strumento. La tomba di Igor Mitolaj a Pietrasanta, e poi ci sono questi elenchi, c'è cioè questo elenco di tantissime mostre. Ovviamente questa qua non include la famosa mostra di Pompei, ma tante altre mostre individuali in tutto il mondo. E l'ultima foto, giusto per salutarci con un pochettino più brio, proprio stamattina, appena ho acceso il smartphone, mi è arrivato un messaggio via Facebook. Un grande illustratore, un grande artista polacco, Paweł Kuczynski, non so se si vede. Penso che dopo la nostra chiacchierata, dopo la nostra conversazione, possiamo riconoscere l'influenza di Igor Mitora in questa illustrazione, che mostra la testa completamente bendata con la mascherina, okay? Perciò queste bende che proteggono ma anche ostruiscono. Perciò questo pensiero critico, questo pensiero un po' satirico, sicuramente ispirato o probabilmente ispirato alle opere di Igor Mitorai, anche nelle opere di questo ragazzo, di questo illustratore contemporaneo, Paweł Kuczynski. Grazie mille, spero di avervi avvicinato almeno un pochettino la figura del grande artista polacco a tutti voi. Buona visione della mostra, noto, e alla prossima. Grazie mille, arrivederci. Ringrazio la Presidente per l'intervento esaustivo. Adesso conosciamo meglio appunto l'artista Igor Mitorai, ma prima di concludere è doveroso un ringraziamento al professor Carmelo Travani, alla signora Corrado Ciranna, soci della Prologo, che senza di loro tutto l'apporto tecnico veramente molto 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 utile. Grazie a loro che hanno permesso questa diretta. Inoltre ringrazio anche i presidenti delle associazioni, l'assessore Solerte, il sindaco Corrado Bonfanti, sempre attenti e presenti alle manifestazioni organizzate dalla Prologo. I prossimi appuntamenti dell'associazione sono i venerdì culturali, di cui daremo comunicazione in seguito. Buona serata a tutti.